Questa è Canale Europa, la grande piattaforma su internet italiana. Bentornati a una nuova puntata di Protagonisti in Rete. Ritrovo con piacere Emilio Patella, segretario nazionale di UNASCA, Associazione Nazionale Autoscuole, lo ricordiamo parte di EFA, Federazione Europea Autoscuole. Emilio, grazie di essere anche oggi qui con noi. Partiamo subito da qualche, diciamo, neo. Come commenti il fenomeno della carenza di personale in questo ambito? Abbiamo parlato ai tempi del Covid, sì. Abbiamo visto che c'erano ritardi anche notevoli in alcune province per fare esami di guida dopo aver superato la teoria, passano addirittura 4, 5, 6 mesi, che sono tempi molto lunghi, soprattutto perché spesso e volentieri la patente serve per andare a lavorare o addirittura è lo strumento di lavoro. Oggi il lavoro molto spesso è un lavoro mobile, non solo per i conducenti di professione, ma anche per chi fa rappresentante o deve spostarsi spesso e volentieri, più appuntamenti in una giornata e così via. E quindi questo naturalmente crea dei disagi. Per un po' di tempo si era data la colpa al Covid, e in parte era vero, però non è il Covid. Cioè. Non solo, diciamo, no. La situazione ha sicuramente... Ci sono delle carenze di personale, la motorizzazione ha cominciato ad assumere adesso un po' di personale, ma non lo ha fatto per quasi 25 anni. Questo vuol dire che a oggi il personale è dimezzato rispetto ad allora, e questo naturalmente si paga in termini di prestazioni, soprattutto in quelle prestazioni dove non si può meccanizzare, certo. Devono essere fatte dall'uomo, e la prima di queste sono gli esami di guida. Certo. Gli esami di guida, occorre l'esaminatore, ogni esame dura come minimo 30 minuti, è chiaro che questo allunga molto i tempi. Certo, a questo proposito, tra l'altro, vorrei affrontare un tema un po' delicato, ma chiedere appunto perché ci sono state segnalate, ci sono arrivate tante mail che segnalano una situazione un po' difficoltosa da parte degli utenti per l'incapacità di portare a termine l'esame per conseguire la patente a causa delle proteste degli esaminatori. Sono arrivate mail da Bergamo, Bologna, Sassari, e quindi volevamo approfittare della tua presenza per chiederti di spiegare un po' la situazione com'è agli utenti, per capire appunto che cosa sta succedendo. Sì, è una situazione che si è verificata in quest'ultimo mese. Speriamo finisca presto. E in sostanza è una situazione un po' anomala, ma i lavoratori della motorizzazione, in particolare gli esaminatori, da tempo stanno chiedendo una serie di cose, tra cui l'aumento di personale, che è una cosa che stiamo chiedendo anche noi da anni, per cui siamo sicuramente... Ricordo tra l'altro in altre puntate che abbiamo parlato anche a livello europeo di quanto, esatto, UNASCA si... Certo, e la Spagna in particolare è un paese che ha lo stesso problema dell'Italia, quindi da questo punto di vista tutto regolare. Quello che è un po' meno regolare, quello che ha creato poi queste situazioni, è che per protestare, oltre alle solite proteste sindacali, le assemblee, gli scioperi, alcuni, non tutti per fortuna, ma alcuni esaminatori concentrati in alcune zone d'Italia hanno deciso di ritirare la disponibilità per fare gli orari straordinari. Ma siccome la maggior parte degli esami di guida, più del 90%, si fa in orario straordinario a carico delle autoscuole e dei cittadini, perché paghiamo noi lo straordinario, questo di fatto vuol dire bloccare gli esami. Ed è curioso che alcune di queste zone d'Italia siano anche quelle che già avevano tempi molto lunghi, per cui già si aspettava 4-5 mesi per fare l'esame, adesso se ne aspetteranno 6 o 7. Certo. Forse questa forma di protesta non è stata la più intelligente, e soprattutto non può essere
condivisa con senso di solidarietà da parte dei cittadini, perché sicuramente non incontra l'etica di un'asca che si è lei stessa trovata a gestire una situazione difficoltosa ed essere tra due fuochi, quindi è sicuramente, come spiegava il segretario nazionale, una situazione, un imprevisto che nemmeno un'asca si aspettava e che invece adesso deve a fatica cercare di gestire. Quindi avete capito, è una situazione che come dire, parte da alcune località, sicuramente avrà diciamo degli intenti che noi rispettiamo, però diventa difficile anche capire come risolverla, no? Anche per un'asca. Certamente sì, però partiamo da un principio. Io credo che non sia giusto, per una forma anche di protesta, su cose legittime, possiamo discutere lo siano o non lo siano, ma anche su cose legittime, io credo che non sia giusto penalizzare i cittadini. Certo. Perché i cittadini in questa partita non c'entra niente, la partita è tra il personale motorizzazione e la dirigenza del ministero o il ministro, i cittadini non c'entrano nulla. Certo. Peraltro sono quelli che pagano, quindi dovrebbero essere trattati meglio. Detto questo, che però è importante, un'ASCA è dalla parte dei cittadini. È importante sì, anche perché noi, a parte l'UNASCA, le singole autoscuole, si trovano poi in mezzo, perché il cittadino con chi protesta con l'autoscuola. Ma infatti io credo che gli utenti volessero proprio capire cosa sta succedendo, perché è difficile per tutti. È quello tutti. Che stiamo cercando di, certo, di spiegare. In questo caso l'autoscuola è la meno colpevole, anzi è quella colpita, perché non può fare gli esami, quindi non può dare soddisfazione ai propri clienti. Questi esami vengono rimandati, quindi vuol dire che si deve poi andare a recuperarli, non si può concentrare sugli altri allievi che dovrebbero essere preparati, quindi crea sicuramente una serie di disagi. La soluzione, dicevi, la soluzione non è semplice, comporta leggi che devono essere modificate, comporta il fatto che deve essere assunto personale, noi lo stiamo chiedendo da tanti anni. C'è stato un incontro di recente tra i sindacati e il Ministero, io mi auguro che sia trovata una soluzione, per ora è stato istituito un tavolo tecnico, quindi per cercare di trovare la soluzione, però io mi auguro che, visto che c'è stata un'apertura da parte del Ministero, la protesta rientri e si torni a operare in maniera serena e che garantisca, ripeto, al cittadino la possibilità di effettuare gli esami per la patente. Assolutamente, sicuramente il disagio non è da poco. E lo ritroveremo, perché vogliamo capire come si è evoluta la situazione. Intanto per oggi ringraziamo Emilio Patella, segretario nazionale di UNASCA, anche per averci spiegato qualcosa di così delicato che sarebbe stato difficile comprendere da cittadini. Grazie. Grazie a voi.